Sì, grazie. Un anno in cui le farmacie hanno veramente dimostrato di essere presidio territoriale e primo presidio del sistema sanitario di questa regione. Quindi un plauso a tutte le farmacie lombarde e al lavoro di tutti i farmacisti e delle persone che ci lavorano. Un anno in cui non siamo mai mancati, ci siamo stati sempre. Ogni giorno con tutte le nuove normative, le nuove cose che dobbiamo fare. Pensate per esempio al fatto che abbiamo dematerializzato la ricetta. Come avrebbe potuto la gente utilizzare, prendere farmaci quando doveva andare dal medico a prendere le ricette? Quindi tante, infinite cose che abbiamo fatto. Ci siamo attrezzati con le nuove tecnologie, possiamo fare i tamponi che la gente ha bisogno per muoversi in questo momento, per dimostrare, diciamo, di essere negativo. Quindi quante cose abbiamo fatto e adesso siamo pronti per vaccinare. Questa regione ha degli hub straordinari, sta vaccinando tantissime persone, ma io penso che proprio la farmacia possa essere molto utile per quelle persone che non vogliono vaccinarsi, per quelli che sentono nel farmacista un reale consulente. Questo sarà veramente molto importante. Quando si potrà vaccinare la farmacia? Abbiamo fatto già con questa regione, Federfarma Lombardia aveva siglato l'accordo prima ancora di quello nazionale, quindi siamo stati dei precursori. Adesso abbiamo fatto tutte le procedure, i protocolli, quindi siamo pronti. Bisognerà vedere anche a livello nazionale quando arriveranno queste quantità infinite di vaccini per cui potranno essere prodotte le farmacie. Penso nelle prossime 2 o 3 settimane.